Pensavo che Firenze fosse più bella. Credo che tu abbia ragione. Speravo che avesse finito di studiare. Immagino che siate tornati a casa tardi ieri. Mamma mia, quanti congiuntivi! Come si fa a scegliere il congiuntivo giusto in ogni frase? Ce ne sono troppi! Come si fa a decidere? Niente panico, perché in questo video vi aiuterò a capire come usare tutti e quattro i congiuntivi. Siete pronti? Sigla! E la domanda è: come scegliere quale congiuntivo usare? In questo video vi spiegherò come usare i quattro tempi del congiuntivo introdotti da una frase principale all'indicativo presente, passato prossimo, imperfetto o trapassato prossimo. Allora, andiamo passo per passo, dovete seguirmi bene, bene, bene. Cominciamo col dire che in italiano ci sono quattro tempi del congiuntivo. Il congiuntivo presente, sia, abbia, mangi, eccetera. Il congiuntivo passato, abbia fatto, sia tornata, abbiamo mangiato, eccetera. Il congiuntivo imperfetto, fossimo, andaste, avessi, eccetera. E il congiuntivo trapassato, avessero studiato, fossi tornato, foste rimasta, eccetera. E la frase principale che introduce questi congiuntivi può essere o al presente o al passato dell'indicativo. E cominciamo a vedere che cosa succede se abbiamo una frase principale al presente. E scegliamo come espressione classica che introduce il congiuntivo l'espressione penso che. Quindi un'espressione che introduce il congiuntivo al presente. Per esempio, penso che. Se abbiamo questa frase, abbiamo tre possibilità con il congiuntivo. Numero 1. Il congiuntivo presente. Per esempio, penso che Alberto studi francese. Studi, congiuntivo presente. Allora, si usa il congiuntivo presente quando la frase che introduce è al presente, per esempio, penso che, e c'è contemporaneità o la seconda frase è posteriore rispetto alla prima. Infatti, guardiamo la linea del tempo. Io penso adesso e Alberto studia adesso francese. Sono contemporanee. Se non vogliamo usare il congiuntivo, la frase semplice è Alberto studia francese. Quindi il presente diventa congiuntivo presente. Un altro esempio. Immagino che tu vada in Italia per Natale. Immagino adesso e tu vai per Natale in Italia è futuro e quindi si usa il congiuntivo presente. Se non vogliamo usare il congiuntivo, la frase semplice è vai in Italia per Natale. Quindi presente diventa congiuntivo presente. Numero 2. Si può usare il congiuntivo passato. Per esempio, penso che Alberto abbia studiato francese. Si usa il congiuntivo passato quando la frase principale è al presente, penso che, e la frase secondaria è anteriore, succede prima rispetto alla frase principale. Guardiamo la linea del tempo. Io penso adesso, ma Alberto ha studiato francese nel passato. Se non usiamo il congiuntivo, la frase è Alberto ha studiato francese. Quindi il passato prossimo diventa congiuntivo passato. Un altro esempio, immagino che tu sia andato in Italia lo scorso Natale. Linea del tempo, immagino adesso e tu sei andato in Italia lo scorso Natale è passato. Se non usiamo il congiuntivo, la frase è sei andato in Italia lo scorso Natale. Passato prossimo diventa congiuntivo passato. Possibilità numero 3. Possiamo usare il congiuntivo imperfetto. Attenzione a questa frase. Penso che i ragazzi fossero stanchi ieri sera. Allora, usiamo il congiuntivo imperfetto quando
Abbiamo un'espressione al presente che introduce il congiuntivo, per esempio penso che, e la seconda frase è anteriore, succede prima rispetto alla frase principale, ancora. Però attenzione, in questo caso usiamo il congiuntivo imperfetto perché la frase senza congiuntivo è i ragazzi erano stanchi ieri, quindi è l'imperfetto che si trasforma in congiuntivo imperfetto. Vediamo un altro esempio. Immagino che tu fossi in Italia lo scorso Natale. Anche in questo caso, se prendiamo la linea del tempo, io immagino adesso, ma tu eri in Italia lo scorso Natale. È anteriore rispetto a immaginare. La seconda azione è passata rispetto a immaginare, ma è un imperfetto, non un passato prossimo. La frase senza congiuntivo è eri in Italia lo scorso Natale. E quindi l'imperfetto si trasforma in congiuntivo imperfetto. Quindi, per ricapitolare, se abbiamo delle espressioni che vogliono il congiuntivo al presente, penso che, credo che, immagino che, dubito che, è importante che, la frase secondaria al congiuntivo ha tre possibilità: congiuntivo presente, congiuntivo passato o congiuntivo imperfetto. Penso che Alberto studi francese, congiuntivo presente. Penso che Alberto abbia studiato francese ieri, congiuntivo passato. Penso che i ragazzi fossero stanchi ieri, congiuntivo imperfetto. Questo è per la frase principale al presente. Ma che cosa succede se abbiamo un passato? Se non abbiamo penso che, ma abbiamo pensavo che? Attenzione perché cambia tutto. Allora, se abbiamo una frase principale al passato indicativo e non importa quale passato, può essere passato prossimo, ho pensato, può essere imperfetto, pensavo, può essere tra passato prossimo, avevo pensato, può essere passato remoto, pensai, non è importante. Se abbiamo un'espressione che vuole il congiuntivo al passato, per la frase secondaria al congiuntivo abbiamo due possibilità. Numero 1. Abbiamo il congiuntivo imperfetto. Per esempio, pensavo che Alberto studiasse francese. Quindi, se noi guardiamo la linea del tempo, si usa il congiuntivo imperfetto quando c'è un'espressione al passato che introduce il congiuntivo, pensavo che, e le due azioni sono contemporanee o la seconda è posteriore rispetto alla prima. Se guardiamo questa precisa linea del tempo, abbiamo pensavo che nel passato e Alberto studiava francese nel passato insieme, contemporanee. Oppure credevo che tu giocassi a tennis. Anche in questo caso, se guardiamo la linea del tempo, credevo che è nel passato e giocavi a tennis è nel passato insieme o può essere anche un po' dopo, anche un po' futura, va bene. In questo caso si usa il congiuntivo imperfetto. Numero 2. Possiamo usare il congiuntivo trapassato. Per esempio, pensavo che Alberto avesse studiato francese. Si usa il congiuntivo trapassato quando la frase principale è un'espressione che introduce il congiuntivo al passato, pensavo che, e la seconda azione è anteriore, succede prima rispetto alla principale. Infatti, se guardiamo la linea del tempo, io pensavo in un momento del passato, e Alberto aveva studiato francese corrisponde a un momento prima di pensare, più passato. Ok? Quindi c'è anteriorità. Un altro esempio, credevo che tu avessi smesso di giocare a tennis. Credevo nel passato e avevi smesso di giocare è
prima rispetto a credevo, è nel passato rispetto a credevo. Quindi c'è anteriorità e si usa il congiuntivo trapassato. Quindi, ricapitoliamo questa seconda parte. Quando la frase principale è un'espressione che vuole il congiuntivo al passato, e non importa quale, abbiamo due possibilità. Il congiuntivo imperfetto, se la seconda frase è contemporanea o futura rispetto alla prima, per esempio, pensavo che Alberto studiasse francese, il congiuntivo trapassato, se la frase secondaria è anteriore rispetto alla frase principale, succede prima. Per esempio, pensavo che Alberto avesse studiato francese. Lo so, sembra molto complicato, ma adesso facciamo un tocca a te per mettere tutto in pratica. Allora, vi darò una frase e dovrete scegliere il verbo corretto. Frase numero 1. Penso che Cristina in una riunione importante adesso. Penso che Cristina sia, penso che Cristina sia stata o penso che Cristina fosse. Qual è la risposta corretta? Pensate. Vediamo insieme. Penso che Cristina sia in una riunione importante adesso, perché abbiamo il verbo principale al presente, penso che, e anche l'azione secondaria è al presente, quindi usiamo il congiuntivo presente. Seconda frase. Temo che Carla dell'appuntamento non è ancora arrivata. Temo che Carla si dimentichi. Temo che Carla si sia dimenticata. O temo che Carla si dimenticasse. Pensate. Vediamo insieme. Temo che Carla si sia dimenticata dell'appuntamento. Perché abbiamo un verbo principale al presente, temo che, e l'azione secondaria è successa nel passato, quindi si sia dimenticata. Questa frase corrisponde a Carla si è dimenticata dell'appuntamento, quindi passato prossimo corrisponde a congiuntivo passato. Un'altra frase. Alcuni pensano che Cristoforo Colombo non italiano. Alcuni pensano che Cristoforo Colombo non sia italiano, non sia stato italiano, non fosse italiano o non fosse stato italiano. Pensate. Vediamo insieme. Alcuni pensano che Cristoforo Colombo non fosse italiano. Perché? Perché abbiamo una frase principale al presente, la seconda frase è anteriore, succede prima e corrisponde a un imperfetto. La frase senza congiuntivo è Cristoforo Colombo non era italiano. Era diventa fosse. E un'altra. Davvero vuoi venire al cinema? Credevo che stanco. Credevo che sia, credevo che sia stato, credevo che fossi o credevo che fossi stato. Pensate. Vediamo insieme. Davvero vuoi venire al cinema? Credevo che fossi stanco. La risposta corretta è fossi. Perché? Perché abbiamo un verbo principale al passato, credevo che. Quindi non possiamo usare il congiuntivo presente, sia. Non possiamo usare il congiuntivo passato, sia stato. Possiamo usare o fossi stato. Ma in questo caso le due azioni sono contemporanee e quindi usiamo il congiuntivo imperfetto, fossi. E un'altra. Quando ho visto che Stefania non arrivava, ho pensato che l'autobus. Ho pensato che perda, ho pensato che abbia perso, ho pensato che perdesse o ho pensato che avesse perso. Pensate. Vediamo insieme. Quando ho visto che Stefania non arrivava, ho
Ho pensato che avesse perso l'autobus. Congiuntivo trapassato. Perché? La frase principale è al passato. Ho pensato che. Quindi non possiamo usare il congiuntivo presente. Perda. Non possiamo usare il congiuntivo passato. Abbia perso. Abbiamo due possibilità, imperfetto o trapassato. Ma in questo caso l'azione di perdere è passata rispetto all'azione di pensare e quindi usiamo il congiuntivo trapassato. Ho pensato che avesse perso l'autobus. E l'ultima? Speravo che studiare il congiuntivo più facile. Speravo che studiare il congiuntivo sia più facile, fosse più facile, fosse stato più facile. Pensate. Vediamo insieme. Speravo che studiare il congiuntivo fosse più facile. Perché? Abbiamo una frase principale al passato. Speravo che. Quindi non possiamo usare sia, usiamo fosse perché le due azioni sono contemporanee. Quindi speravo che studiare il congiuntivo fosse più facile, che è sicuramente quello che state pensando in questo momento. Prima di finire il video, volevo precisare una cosa importante. In questo video abbiamo visto la concordanza dei quattro tempi del congiuntivo, quindi abbiamo visto quando nella frase secondaria si usa un congiuntivo. Però devo dire che ci sono delle situazioni dove si può anche non usare il congiuntivo. Per esempio, penso che Giulia vada al supermercato più tardi. Si può anche dire penso che Giulia andrà al supermercato più tardi. Quando la frase secondaria è futura, quindi andare è futuro rispetto a pensare, posso usare il congiuntivo presente, ma posso usare anche il futuro. Tutte e due sono corrette. E la stessa cosa vale nel passato. Io posso dire pensavo che Giulia andasse al supermercato più tardi, quindi andare al supermercato è futura rispetto a pensavo. Ma io posso anche dire pensavo che Giulia sarebbe andata al supermercato più tardi. In questo caso uso il futuro nel passato. Se non conoscete il futuro nel passato, potete guardare il nostro video. Il link è in descrizione. Comunque, tutte e due le frasi sono corrette. Mamma mia! Spero che questo video sia stato davvero utile perché i congiuntivi sono difficili. Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al nostro canale e condividete il video. E soprattutto ricordate di iscrivervi a uno dei nostri corsi di italiano online, così potrete imparare meglio i congiuntivi e metterli in pratica ogni settimana. Vi aspettiamo. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!